Perché da una parte ci sono i sindacati della Triplice che dicono di aiutare gli inquilini e gli sfrattati, però dall'altra poi siedono all'interno di quegli stessi consigli di amministrazione che raddoppiano gli affitti, sfrattano oppure mandano le famose lettere che prendono chance. Perché questo è il meccanismo perverso: nei consigli di amministrazione degli enti siedono le organizzazioni sindacali che vengono nominate con provvedimento del Ministero del Lavoro, cioè il controllore e il controllante che vanno a braccetto e fanno tra di loro gli accordi. Questo non può più accadere. Devono dirci chi sono, devono dirci in base a quale norma e perché, quale ragione che ha portato nei consigli di amministrazione quelle determinate persone, e chiederemo al governo di intervenire per bloccare questa ingiustizia che sta generando poi disagio sociale. La gente e gli inquilini, noi cittadini con questi accordi sindacali capestro siamo stati costretti a pagare per poter rinnovare i contratti di locazione scaduti da 3 anni, da 4 anni, o ricevere la lettera di prelazione, pagare migliaia di euro arretrati. Io ho ricevuto parecchie una di una signora proprio qualche giorno fa, e vedevo che praticamente le venivano chiesti di arretrati quasi 12.000 euro, rateizzabili in comode 12 rate, quindi oltre al raddoppio del canone di locazione, la signora secondo lei avrebbe dovuto pagare circa 1.000 euro aggiuntivi al mese per poter mantenere in essere questo contratto. Allora, ancora oggi noi non capiamo secondo quali norme gli inquilini debbano pagare queste cifre così esorbitanti fino a dover firmare cambiali, magari andare anche in mano ai cravattari, come si dice a Roma, per non perdere la casa. E chiederemo anche spiegazioni su questo, e chiederemo se questi arretrati sono leciti. Per questa ragione noi in questa stessa interpellanza chiediamo il blocco immediato e almeno per un anno di tutti gli sfratti per finita locazione e morosità degli inquilini degli enti previdenziali, previa istituzione di un tavolo tecnico che stabilisca le norme, procedure uguali per tutti gli enti per la stipula dei contratti di affitto, per i rinnovi e soprattutto le dismissioni del patrimonio. Anche per gli... Ci arriveremo. Un tassello per volta, come abbiamo detto prima, no? In relazione alla vendita, quindi, chiederemo di applicare per la dismissione del patrimonio in ASARP la stessa legge sugli enti pubblici, per la dismissione del patrimonio degli enti pubblici, che ha fatto beneficiare il nostro padroni Griffi dell'appartamentino al Colosseo, in modo che si elimini tra l'altro quella disparità di trattamento tra gli inquilini e gli enti delle casse previdenziali, gli inquilini di Insina e di UTAP. Applicare la legge degli enti pubblici quindi significa avere dei prezzi congrui, vuol dire avere dei mutui convenzionati, ma mutui veri, non come quelli di PNL del Monte dei Paschi di Siena, e vuol dire ottenere maggiori tutele per chi non può comprare e avere maggiore garanzie e trasparenza. E lo faremo anche per tutti quegli enti che hanno pensato di fare la furbata di conferire il patrimonio immobiliare all'SGR, fondi immobiliari SGR, che ovviamente devono essere obbligati lo stesso all'applicazione della stessa legge sugli immobili degli enti pubblici. Tali enti hanno cercato, quelli che hanno conferito il patrimonio ai fondi immobiliari, hanno cercato di colmare i buchi di bilancio con dismissioni a prezzi al di fuori, al di sopra del mercato e a danno degli inquilini. E noi ci chiediamo perché non si chiedano i danni ai responsabili di quegli stessi comitati di amministrazione degli enti che, investendo in titoli tossici, hanno provocato quei buchi di bilancio per essere loro. E di qualche mese fa una sentenza del Consiglio di Stato
chiarito una volta per tutte che questi enti sono pubblici al pari degli altri e quindi non si comprende per quale motivo nella loro gestione non trovi immediata applicazione la legge sugli enti pubblici. Devono rispondere quindi a tutte queste domande. Noi martedì iniziamo con questa interpellanza, proseguiremo in questi mesi ad affrontare una volta per tutte questa emergenza passo dopo passo. Insieme noi abbiamo bisogno di voi, perché da soli non possiamo fare nulla. Solo tanti cittadini informati, incazzati e indignati riusciranno a cambiare questo paese. Noi non ci fermeremo e io ringrazio tra l'altro le persone che con me stanno lavorando a questo progetto. Anzi, essenzialmente sono loro che stanno lavorando, io sono la loro portavoce in Parlamento, la vostra portavoce, che sono Gian Piero Padalino, l'avvocato Vincenzo Perticaro e Angelo. Abbiamo le domande, ci sono le domande? Sì, io volevo parlare. Uno per volta, allora una cosa sola e poi vi lascio le domande. Non è finito in funzione. Allora, questo diciamo è un primo lavoro che stiamo facendo, adesso vi lascio la domanda, perché sappiamo qual è la complessità di questi enti e di quello che c'è dietro questi enti, partendo dai bandi di gara che hanno fatto per la dismissione, tutto il progetto, come si chiama, Mercurio, eccetera, eccetera, tutto il progetto al Mercurio. E quindi questo è un primo lavoro che stiamo facendo, una prima interpellanza, perché per risolvere questi problemi non basta l'interpellanza. L'interpellanza serve per chiedere l'attuale situazione e chiedere un blocco, perché per andare a risolvere questi problemi bisogna andare a costruire un tavolo di risonanza e un tavolo di lavoro fatto da sia istituzioni ma da cittadini, che possano insieme trovare la giusta soluzione e che sia uguale per tutti gli enti, okay? Quindi è un primo tassello. Quindi qualunque domanda, le fondazioni lo sappiamo, però bisogna preparare piano piano la strada. Allora, ci sono sei domande. No, domanda. Parti prima dall'alza la mano prima, va? Domanda a noi. Io sono vicurino da 40 anni alle Nasale. Venerdì ci è arrivata la lettera di prelazione con la cifra che dovremmo dare. Tra le altre cose, a febbraio abbiamo rinnovato il contratto di locazione. Io personalmente volevo dare 5.500 euro. Allora, adesso noi a questo è chiaro. Adesso facciamo una cosa. Se siamo d'accordo, se siete d'accordo, io direi finiamo gli ultimi due interventi e poi facciamo le domande, perché può darsi che nei prossimi due interventi ci sono anche risposte ad alcune vostre domande. Io non vorrei che con le domande anticipiamo un attimo i tempi, perché forse è meglio finire tutto il discorso, così sappiamo a 360 gradi il lavoro che viene fatto e eventualmente dove chiedere un eventuale supporto per questo tipo di osservazione, perché Roberta non è che può dare supporto su un tipo, sulla tua domanda, su cosa dobbiamo fare, no? Perché aspetta, perché questa interpellanza viene presentata lunedì, però nel caso specifico bisognerebbe andare a lavorare tra virgolette con la parte tecnica, che è costituita da Vincenzo, da Angelo, che sono dall'Unione per il diritto, che ci può dare una mano per capire loro come hanno affrontato questo problema, perché attenzione, l'interpellanza è un primo passo. Questa è più completa, però scusate, per evitare, io lascerei un attimo la parola a Vincenzo, finisce lui e poi andiamo avanti. Faccio la domanda. Scusi, no, abbiamo tempo. No, diciamo, se ci fate finire, no. Poi portarsi la domanda. Guarda, scusate, perché c'è una, due, tre, quattro, cinque domande. Allora, ma la mia non è relativa alle tecniche, alle procedure, e a livello politico. Però se parlate di voi. Gian Piero, dimmi te, porto il microfono e chi devi parlare, se no gli altri non sentono nulla. Volevo ringraziare la signora che. Aspetti signora, le do il microfono. Mi dispiace, innanzitutto volevo ringraziare tutte le persone che sono qui e che ci stanno dando una mano. La signora Lombardi, il signor Fascetti e tutti.
tutte le altre persone che hanno partecipato a questa cosa. Io non volevo fare una domanda, volevo fare, visto che io abito in una casa dell'ente, sono circa 30 anni, 35 che ti pago l'affitto e che ho pagato già 7.000 euro e ringrazio a Dio perché l'ho potuta pagare, nel senso che ho fatto dei sacrifici, come dice questo signore che ci è arrivata la lettera del contratto che è stato rinnovato con 200 euro in più e che però ci sono arrivati tutti questi arretrati, non solo questo, quindi non è la domanda, dato che io ho fatto una ricerca su internet e c'era il Consiglio Superiore di Stato che ha dato ragione a dei sindacalisti Asia, USB, che hanno equiparato e quindi il Consiglio di Stato ha detto che gli enti previdenziali non sono considerate fondazioni perché anche l'ente Nasarco non è più un ente ma una fondazione. Allora, se il Consiglio di Stato, come dite voi, l'interpellanza è un primo passo, ma c'è stata dopo un po' di tempo fa c'è stato un emendamento che poi è stato sfilato, che questo emendamento era necessario e utile, scusi un attimo, finisco, era utile per far passare le fondazioni e tutti gli altri enti come enti pubblici. Dunque non è che c'è da perdere tanto tempo dopo l'interpellanza per tirare fuori la sentenza che non dico né io né Fascetti né la signora Lombardi, ma lo dice il Consiglio Superiore di Stato. Ora, dato che il Consiglio Superiore di Stato fa parte della magistratura e noi siamo sottoposti, tutti ci darebbero ragione e ci danno ragione, tutti i media, tutti i giornali, quindi questo emendamento va inserito immediatamente perché la sentenza è valida per l'ente e per l'ENASARCO, quindi non si capisce come. Io che papà, anche a me è arrivata la lettera di quasi 260.000 euro per stabili, fatiscenti, non in periferia come dice lei, ma proprio fuori dal mondo, che non hanno niente, e una deve pagare per una casa di 100 metri quadrati 260.000 euro con i mutui che non te li danno, perché poi dobbiamo anche dire, dobbiamo dire che la fascia intermedia che occupa, che va a chiedere il mutuo, c'hai tra i 55 e i 65 anni, quindi fregata, completamente fregata, perché chi non c'ha poi i figli da intestare. Allora, scusi, lo sappiamo. Allora, dico, lo sappiamo, che lo sappiamo, lo sappiamo. Allora, però scusate, questo no, perché sennò diventa. Le facciamo alla fine, le domande saranno fatte. Allora, ma facciamo, le facciamo dopo perché daremo risposta a queste domande. Ma scusate, perché dopo? Non sono di perché forse non è forse una volta scusate, non vuole ascoltare, signora, stai in un convegno pubblico, se non vuole ascoltare. Mi pare che in un convegno pubblico abbiamo tutti diritto alla parola. Hai detto, la gente che vuole ascoltare, non vuole ascoltare. Scusate, non potrebbe essere che qualcuno di noi potrebbe dare dei supporti maggiori a voi? Scusate, io voglio dire, posso parlare un attimo? Voglio dire che di interpellanza parlamentare, scusate, voglio dire soltanto una cosa e poi mi levo. No, signora, no, signora, signora, no. Dalla fine lei si segna, quando è finito fa l'intervento, prima però ascolta. Allora andiamo avanti, scusate, perché la gente vuole ascoltare. Allora, scusate, sì, signora ha ragione, ci segniamo, Massimo cortesemente prendi gli interventi, quando ha finito gli interventi come era programmato ci sarà spazio anche per le domande. Non mi devo ascoltare le tecniche, è un problema politico. Allora, quello che stava dicendo la signora prima è già nell'interpellanza parlamentare, si chiede, Roberta Lombardi non ha spiegato tutti i passaggi dell'interpellanza, sono 12 pagine, in quell'interpellanza viene chiesta l'illegittimità costituzionale di quella norma che dà un percorso vantaggioso della Sanco a differenza di tanti altri enti, come ci sono tanti altri aspetti che non possiamo analizzare visto che sono 12 pagine. Allora, in quell'interpellanza c'è scritto anche di applicare la legge per tutelare chi non può prendere il mutuo, chi non può comprarsi casa,
chi sta sopportando quei meccanismi che qualcuno utilizza intorno alla SAP in particolare per vendere la casa a terzi. Quindi costringerli a firmare la prelazione per vendere la casa a terzi. Quello su cui stiamo lavorando, lo sappiamo benissimo, li conosciamo tutti i meccanismi, è quello di inserire in quell'interpellanza tutto quello che è accaduto via ad Enasarco, ad Enfai, a Cassa Ragioniere, a Cassa Geometra, a Cassa Notariato, eccetera, per cercare delle regole comuni. Quello che diceva Roberta Lombardi prima è un meccanismo importantissimo. L'applicazione della legge sugli enti pubblici non vuol dire solo ottenere un prezzo congruo, vuol dire ottenere una maggiore tutela e garanzia per gli inquilini che hanno delle difficoltà. Sappiamo benissimo che gli inquilini degli enti previdenziali hanno più di 50 anni e che abitano quelle case dal 1960, quelli più vecchi. Sappiamo benissimo che hanno pagato 40 anni d'affitto. Quello che dobbiamo cercare di solucionare, ci sta dando fastidio a tutti. Allora, quello che dobbiamo cercare di fare, e lo stiamo facendo, è attraverso questo gruppo portare tutte quelle cose che accadono nei vari palazzi, da quelli che hanno problematiche di ristrutturazione, che si sono visti costretti a comprare i propri appartamenti completamente da ristrutturare con problemi, come diceva Roberta, di Ethernet, da amianto, a prezzi allucinanti che sono al di sopra dei prezzi di mercato. Poi, per quanto diceva la signora prima, non è tanto il problema di quell'articolo 168 che dice che vanno rispettati gli accordi, il problema è che gli inquilini della SAR gli accordi non l'hanno mai visti rispettati. Bravo. Perché non si parla del prezzo pubblico. Chi ha firmato degli accordi dovrebbe farsi delle domande, perché sull'accordo di Enasarco, dal punto di vista tecnico, cosa che Roberta Lombardi giustamente non ha tirato in ballo, è come si calcolano i prezzi di quegli immobili. Su quell'accordo c'è scritto che non deve superare il prezzo medio e deve tener conto di tutte le problematiche relative al palazzo. Questo non è mai accaduto, perché partono dal prezzo medio degli alloggi, e questo è il punto cruciale, e questo fa cambiare i prezzi, fa cambiare le condizioni e danneggia la gente che quelle case l'ha già pagate con 40 anni d'affitto. Allora, quello che stiamo facendo, permettetemi di dire una cosa che è importante, permettetemi di dire una cosa, volevo dire una cosa, io devo ringraziare Roberta Lombardi, il Giampiero, il Movimento 5 Stelle, Roberta Capoccioni, perché quello che noi stiamo facendo è un percorso che va avanti da 4-5 anni, moltissimi di voi lo conoscono perché l'hanno vissuto, da 4-5 anni siamo stati a gridare nel vuoto senza essere ascoltati da nessuno. Compresi quelli che ci dicevano che avrebbero risolto i problemi, e quell'emendamento, signora, l'hanno presentato due del PD il 28 di dicembre di nascosto, facendo cadere un emendamento che con Angelo avevamo presentato alla Camera a vantaggio degli inquilini. Quindi, allora, quello è stato sfilato e quello è stato inserito il 28 di dicembre come regalo di Natale da due del PD del Trentino Alto Adige. Allora, per tornare alle cose concrete, il lavoro che sta facendo Roberta è importante perché oggi abbiamo un gruppo, una persona che sarà il nostro orecchio, i nostri occhi, la nostra voce all'interno del Parlamento. È importante perché capiranno che non stanno e non stiamo giocando, devono capire che staremo qui e non faremo un passo indietro, perché loro, i loro problemi se li risolvono. Perché c'è un altro aspetto che deve sapere, che i signori della Camera, i signori di Enasarco garantiscono ad alcuni loro privilegiati il mutuo all'1%, capisco? Il mutuo all'1%, e noi dobbiamo ringraziare quei signori che tutelano tutti i giorni le banche, che hanno scritto agli inquilini dell'Enasarco a un certo punto nel 2012, scusate, c'è stata la crisi internazionale, BNL, Monte dei Paschi di Siena, non possono garantire i mutui,
e a causa di questo grave problema vi facciamo lo sconto del 25% sugli affitti. Ma scusate, ma la crisi c'è stata solo per il BNL Monte dei Paschi di Siena, perché la gente non ha subito la crisi. Questo dovrebbe fare la politica, essere al passo con le problematiche, cosa che non è mai accaduta. Allora, visto che io sono 5-6 anni insieme ad Angelo che battagliamo per risolvere queste problematiche, e visto che non abbiamo mai avuto, anzi ne abbiamo avuti contro, i sindacati che sono andati a firmare, perché qualcuno di voi non dovrebbe gridare solo contro la politica, ma gridare anche contro chi quegli accordi l'ha firmato. Nel conflitto di interesse. Allora, io ripeto, ci sarà un lavoro che con Roberta porteremo avanti, io lavorerò anche 24 ore al giorno. E un'altra cosa che Roberta, su cui ci ha dato sostegno ed è importantissimo, è quello di valutare, rivalutare una nuova legge sulla casa, perché questa è l'altra cosa allucinante. In questo paese solo gli enti pubblici previdenziali si permettono di far pagare fino a 2.000 euro di affitto a gente come gli inquilini di Cassa Ragionieri, che si trova a piede della grande muraglia, come chiedono di pagare 1 milione di euro per delle case a via della grande muraglia, 1 milione di euro, dove dicono agli inquilini che gli fanno pure lo sconto del 30%, e quindi costano 700 quello sconto. Su questo dobbiamo lavorare e su questo stiamo lavorando. Quindi quello che io vi chiedo e quello che dobbiamo fare è portare più idee, più informazioni, più cose possibili per scardinarli, per farli uscire insieme politici, sindacati e banche, perché è una commissione. Il problema serio è che è una commissione di potere. Questo è. E io lo continuo a dire, allora scoprirete quello che è stato e che verrà denunciato, e vi accorgerete il lavoro che c'è dietro, il lavoro che è stato fatto da Roberto, il lavoro che è stato fatto da Angelo, il lavoro che è stato fatto da Giampiero, ognuno nel proprio campo, ognuno con le proprie competenze. Cerchiamo di non perdere questa occasione, perché il Movimento 5 Stelle, io non sono un attivista, è sempre stato attaccato perché ci vogliono far capire che purtroppo anche cambiando non cambierà assolutamente nulla. È quello che vogliono, far capire che devono rimanere sempre gli stessi perché non è cambiato nulla. Saccomanni sta lì, i Sacconi stava lì e oggi sta lì, i Patroni Viffi stava lì e oggi sta lì, Letta, il nipote di Letta, quello che era il presidente, il vicepresidente del Consiglio, non è cambiato nulla. Allora, visto che abbiamo una grossa possibilità e visto che abbiamo il megafono all'interno del Parlamento, sfruttiamolo, perché secondo me non capiterà mai più se non fra 40 anni. Grazie. Intanto vorrei ringraziare Roberto Lombardi per questo atto che noi ovviamente rendiamo di buon auspicio, che devo dire sinceramente anche nei rapporti con la Regione, con il candidato sindaco, ci siamo trovati nella cosa molto in linea rispetto a certe questioni, perché stiamo ponendo questa questione degli enti già da molto tempo. Pensavamo di trovare, almeno nei primi incontri che abbiamo fatto, abbiamo spiegato un po' le cose, poi c'è stata qualche interruzione che forse è per caso che poi andiamo a chiarire, però io credo che sia importante questo fatto che oggi la capogruppo della Camera faccia questo atto. Io apprezzo le cose che ha detto, per cui parto da questo. Poi tutto il resto lo sapete, noi poi siamo costretti sempre a attuare questa nostra tattica con tutti quanti, nel senso che noi siamo in linea con le persone che ovviamente siamo a fianco alle persone che si impegnano sulle cose, poi insieme verificheremo i percorsi, per cui non abbiamo problemi per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, perché sappiamo che sono tutti
per fortuna, facce nuove e gente che non ci ritroviamo, le solite facce, per cui questo è già un fatto molto importante. Però credo che il Banco ha compreso molto bene questo, diciamo, questa situazione. E la questione degli enti è interna a una situazione del paese che sta esplodendo. Ogni giorno c'è qualche suicidio di persone. Ieri, quando l'altro ieri si è suicidato a Vicenza quel signore che addirittura il comune lo accusava, a 66 anni non c'aveva voglia di lavorare, per cui l'ha sfrattato perché non pagava l'affitto e quello si è buttato e sono morto. Ma tanto per farvi capire, è successo due giorni prima ancora a Ragusa e poi tanti non li conosciamo. Il problema della casa sta producendo questa situazione. Da una parte abbiamo i settori più deboli, colpiti da questo problema della casa. Lo faccio questo passaggio perché è importante capirlo. Abbiamo letto i dati, il 15, quando abbiamo fatto la manifestazione, eravamo fortunati tantissimi sotto il Ministero per chiedere l'apertura del tavolo. C'era un articolo della Stampa, manco del Manifesto, di qualche giornale, con dei dati molto significativi, tra l'altro più alti di quelli che noi generalmente produciamo, per non fare la figura di quelli che magari vogliono eccedere nei numeri, con numeri ben più alti. Beh, dato è che ci sono più di 300.000 famiglie in Italia che hanno lo sfratto negli ultimi anni, che sta aumentando esponenzialmente questa quantità degli sfratti. Il 90%, soprattutto al nord, sono per morosità. Morosità è colpevole perché ovviamente c'è la crisi economica, molta gente perde il lavoro, eccetera, eccetera. Quindi io questo è il quadro. Per questo noi chiediamo che quando si parla del blocco di sfratti dobbiamo pensare, immaginare a una situazione generalizzata. Questo è il primo dato. E dentro questo quadro c'è la vicenda degli enti, che il dato degli enti è impressionante, perché gli enti che sono coinvolti da questa vicenda sono pari agli esodati come numeri, perché solo nella città di Roma abbiamo circa 60.000 famiglie, 27.000 sono quelle degli enti privatizzati, 10.000 sono quelle del demanio che adesso l'Ater ha messo in vendita a prezzi di mercato, sta mettendo in vendita a prezzi di mercato, abbiamo già chiesto di bloccare tutto, insomma, però comunque lo stanno facendo. Abbiamo quelli dei fondi immobiliari, i fondi assicurativi, abbiamo addirittura la Regione Lazio che mette in vendita il patrimonio a prezzi di mercato. Quindi chi ce l'ha, il quadro è questo livello. E dentro questa questione, la questione degli enti è un ulteriore dramma, perché questi enti, l'ha rivenuto la capogruppo del Movimento 5 Stelle, dove Modogliaro, non andiamo dicendo tanto tempo, la funzione, questi enti sono stati costretti a investire nel patrimonio per legge, metà di questi alloggi venivano assegnati alle categorie comunali perché avevano una funzione sociale, e oggi la politica di questi enti sta producendo aumenti degli affitti anche del 300%, cioè abbiamo i casi a Torino, che abbiamo sempre detto, ma che non è che un caso solo, di persone che hanno avuto da 600 a 1000 euro l'aumento degli affitti e più i servizi, o qualcuno sta pure qui dentro la sala, persone che sono andate in pensione con 2 milioni e mezzo 15 anni fa, 18 anni fa, dico sempre questo numero perché è sempre quello più rispondente alla realtà che io vado, sembrerebbe sempre la stessa persona, non è la stessa persona, perché lo ripeto spesso, però per farvi rendere l'idea, 2 milioni e mezzo con la di pensione 18 anni fa pensava di avere avanti una vita tranquilla, pagava 400-500 mila lire di affitto. Oggi prende 1.270 euro di pensione e ne paga già 800 e gli enti gliene chiedono 1.600 tutto insieme. Oppure quelli della Paglia che hanno avuto con gli accordi sindacali aumenti anche del 100% in alcuni casi, e persone che hanno sempre pagato regolarmente l'affitto e adesso abbiamo la contraddizione che non possono rinnovare i contratti perché gli chiedono 400, 500, 600 euro tutti insieme d'aumento, e c'hanno lo sfratto, e ce l'abbiamo come le centinaia, lo sfratto per finita locazione, ma non rientrano nel blocco degli sfratti perché il loro reddito è superiore alle categorie protette, che tra l'altro sono redditi stabiliti 11 anni fa e sono ancora sempre uguali.
Per cui questo è il quadro, questo, questa situazione succede, tutte le casse, ragionieri, forense, geometri, chi ce l'ha chi rifà, notariato e così via. Quindi questo è il quadro, noi abbiamo alcune centinaia di sfratti e ce l'abbiamo fino al decimo, undicesimo, dodicesimo accesso, Patatino ne sa qualcosa, perché è venuto anche durante il picchetto, col fatto che adesso abbiamo ottenuto dopo il sciopero della fame, iniziative, c'era il blocco di fatto delle forze di polizia, però gli ufficiali giudiziari continuano a venire, bussano alla porta, creano situazioni di di disagio di poco alle persone, per cui immaginate in che condizioni viviamo in questa città. Per cui questo è qua. Dentro questa cosa ci sono le dismissioni, perché chi non lamenta dismette. E non parliamo della cassa ragionieri, perché insomma abbiamo detto addirittura 5.100 già scontati i prezzi a Torino sull'accordo anulare. Tutto il meccanismo più denasardo, perché sembrerebbe denasardo, ci fanno credere che siccome c'è l'accordo sindacale, questa dismissione è un favore, ci stanno prendendo un favore, perché fanno lo sconto del 3 più 10. Quando l'abbiamo chiamati nelle commissioni, diciamo bicamerale, nella bicamerale, abbiamo fatto le audizioni un paio o tre volte, mi pare, ci hanno chiamato, però poi non sono andati avanti nelle cose, perché questo. Però loro dicevano, tentavano di dire che noi vi stiamo facendo un favore, ma quando abbiamo portato i dati sul fatto che il problema non è lo sconto, perché proprio nelle prime dismissioni, proprio qui in zona, al quarto municipio, alloggi che hanno venduto con lo sconto a 359.000 euro, abbiamo fatto fare la Tecnocasa la valutazione di queste alloggi che aveva valutato in 270-280.000 euro, quelle fatte dall'architetto nostro in base alla legge erano addirittura di 140-150.000 euro, per farvi capire il, sempre a prezzi, partendo dai prezzi di mercato. Perché questo è il dato. Questa situazione sta determinando un allarme, nelle Asar che sono 15.000 famiglie. Insieme a questo problema dei prezzi, di quello che poi è stato già detto qui, il fatto che ci stanno vendendo case come se fossero nuove a prezzo medio di mercato, non tenendo conto di che quella è la reale situazione degli immobili, proprio per non gliene frega, addirittura fanno firmare la cosa dei vizi occulti per le dismissioni, dopodiché c'è il discorso delle banche. Allora io credo che il quadro è completo. Le banche non stanno, hanno detto che ce l'avano in luglio a 40 anni, che ce regalavano, non stanno sapendo che la realtà è tutta diversa, come immaginavate. Per cui ho fatto questo quadro, che io ripeto, lo puntualizzo, però credo che sia già stato anche recepito questo ragionamento, perché questo è il motivo per cui stiamo qua. Allora cosa bisogna fare? Che noi abbiamo fatto, perché questo è importante anche rispetto alle cose che interventi. Allora, uno, noi siamo contenti che le persone vengono e siano pure incazzate alle nostre assemblee, diciamo per il fisco a Mongiovino, perché l'abbiamo già visto, eccetera. Però qui bisogna che ci capiamo in modo chiaro. Qui c'è una parte della battaglia che noi stiamo facendo che viaggia sul piano sindacale. Noi dobbiamo costringere le istituzioni a mettere mani a questa situazione. Se non c'è l'aiuto da parte del movimento degli inquilini che vengono all'assemblea, io ce ne ho migliaia, c'è di centinaia di comitati, vado all'assemblea, siamo in centinaia, poi il giorno dopo c'è la manifestazione e magari manco uno dei centinaia di centinaia. Allora, credo che noi, vi dico questo perché qui c'è uno scontro vero. Io credo che questa assemblea di oggi e questa interpellanza che fa Roberta Lombardi, onorevole capogruppo del Movimento 5 Stelle, è particolarmente importante perché cade un momento in cui hanno fatto il governo, e sapete che il governo l'hanno fatto, il peggio che poteva capire per noi, poi l'hanno fatto le commissioni e nelle commissioni hanno messo, guardate caso, Sacconi da una parte la commissione lavoro e Damiano dall'altra, i quali la prima cosa che hanno fatto un convegno con gli enti, con l'associazione degli enti, perché
vogliono rimettere in discussione, cioè oltre che non applicano la legge, quindi nonostante il Consiglio di Stato dica che questi sono enti pubblici, loro dovrebbero attenersi alla legge e non lo fanno, gli stanno anche preparando un pacchetto legislativo che va esattamente al contrario di quello che noi abbiamo tentato di fare fino a novembre del 2012, dove voi sapete avevamo fatto approvare un emendamento con l'appoggio del governo, quando avevamo capito che c'era la storia delle mozioni, no? Che siccome stava per cascare il governo, alla fine facevano pure una bella figura, dopo aver, diceva beh, non l'abbiamo presentata, però è cascato il governo, allora a questo punto noi per evitare gli abbiamo fatto fare, presentare questo emendamento. L'emendamento è passato con l'appoggio del governo e stavamo già con il Ministero preparando, avevamo già scritto una bozza di decreto che stabiliva le dismissioni in base al valore catastale e comunque dava tutela alle persone che non potevano acquistare di rimanere in affitto. Ebbene, usciamo dal Ministero, prendono la metro, escono la metro, avevano sfilato l'emendamento, per cui allora noi questo ce lo dobbiamo, oggi noi dobbiamo riproporre questo meccanismo. Allora intanto il fatto, dico al Movimento 5 Stelle, per noi siete un punto importante su questa cosa, perché se le posizioni che ho sentito sono quelle che ho sentito, credo che la prima cosa, oltre l'interpellanza, che credo vada molto bene, e vi anticipo alcune vostre obiezioni perché già vi conosco, l'interpellanza non è solo su Elena Sarco, l'interpellanza è sulla questione degli enti, ok? Poi c'è alcuni risvolti che riguardano Elena Sarco, perché è una forza di un certo ragionamento. Questo lo dico che già immagino qualcuno di voi, c'è qualcuno ha mandato dei messaggi, delle cose, eccetera. Allora, io credo che questa questione oggi che noi stiamo mettendo in piedi con la disponibilità del Movimento 5 Stelle sia un fatto importante, anche in rapporto al fatto che c'è questa posizione delle commissioni di lavoro di Camera e Senato, di Sacconi, e proveranno sicuramente a farci il biscotto. Noi adesso questa incazzatura che vedo qui la dobbiamo vedere nelle piazze. Noi il mercoledì, se non sbaglio, mercoledì abbiamo fatto una manifestazione sotto il Ministero, abbiamo fatto una lunga marcia, più che una manifestazione, non finiva mai, però alla fine siamo arrivati con migliaia di persone sotto il Ministero, si è aperto, abbiamo costretto il Ministero a chiamare la Regione e si è aperto un tavolo, quel famoso tavolo interistituzionale che il 22 fanno la riunione. In più sapete benissimo che l'avevamo invitato pure a voi e poi non c'eravate, perché abbiamo fatto una manifestazione pure alla Regione Lazio quando si è insediato il Consiglio Regionale Nuova, la nuova giunta, c'erano migliaia di persone pure lì, abbiamo aperto un tavolo con la Regione. Adesso questi tavoli devono diventare un fatto concreto. Io credo che è importante che il Movimento 5 Stelle stia dentro questi ragionamenti, perché questo è un modo per poi costringere questi signori a non fare la solita gioco, che c'è qualcuno che ci ha mandato il messaggino, abbiamo ripresentato la mozione, no? Prima si sono fatta sfilare, dopo hanno ripresentato, dopo le elezioni, si sono fatti le campagne elettorali su questa cosa, e poi ci hanno messo Damiano, poi ci hanno messo la mozione, ma ci hanno messo qualcun altro, però che non ci siamo tutti nel naso, e quindi credo che noi dobbiamo costringere tutti quanti insieme. Abbiamo già aperto questo tavolo e credo che sia un passaggio importante. La Regione dovrà convocarci sul tema inquilinato, perché abbiamo fatto dei tavoli che sono stati all'inizio generale di spiegazione, delle cose, eccetera. Però adesso noi abbiamo detto che noi ci abbassano più, che non è che ci dobbiamo ogni volta raccontare cose. Abbiamo detto prima blocchiamo tutto, siccome la Regione in base al titolo quinto della Costituzione può fare il blocco degli sfratti, intanto fate un atto voi, dopodiché ci discutiamo. E in questa cosa dico a Roberta Lombardi, no? Che purtroppo non abbiamo trovato tanta sintonia, pensavamo di avercela piena, con il Movimento 5 Stelle della Regione, che siamo andati a fare la manifestazione. Siamo entrati in 20 che purtroppo le nostre delegazioni sono numerose perché c'è tanta gente, ci hanno posto un problema, non si è fatto l'incontro perché
le regole dicevano, fatte dalla Polverini prima di andare via, che non ha discusso con nessuno, che devono essere 5 persone, per cui non si è fatto l'incontro, perché era, quando l'abbiamo fatto con la maggioranza, con gli assessori, con le cose, c'era, io credo che vanno superare queste questioni. Come va superato il fatto che noi a De Vito e a Barillari abbiamo spiegato che l'avevamo fatto lo tsunami tour perché dovevamo costringere questi signori non a fare gioco elettorale sulla casa, ma a prendere delle, diciamo, a discutere con noi, tanto è vero che grazie a quello che abbiamo fatto con noi, uscire fuori al bilancio abbiamo messo 265 milioni che noi lo sapevamo che non c'erano. Addirittura la Polverini stava cercando di mettere per la sanità, poi sono usciti fuori, gli abbiamo detto, ci hanno detto, abbiamo ragione, altri 650 milioni che sulla casa andrebbe discusso più a fondo, perché non c'è mai un problema di soldi sulla casa, e il problema è che loro sono stati complici con la speculazione, che non hanno utilizzato, abbiamo 1300 miliardi di lire nel 2000 dati con un unico assegno che non sono stati utilizzati. Con la Cassa Depositi, con il Ministero delle Infrastrutture, l'altro giorno, uscito fuori, che abbiamo detto, e ce l'hanno confermato, ci sono 2 miliardi, 800 milioni sulla casa, più hanno chiesto 3 miliardi d'Europa, per cui credo che i tagli diventano importanti, perché con questi strumenti finanziari, se non ci sono i soldi non fanno niente, va messo in modo un meccanismo di tutela dell'inquilinato, perché senza, vedendo che ci siano nuove costruzioni, nuove cementificazioni, riutilizzare il patrimonio di questi enti alla funzione sociale. Io credo che questo dobbiamo fare tutti quanti insieme. Cortesemente, se posso venire qua davanti, perché stiamo riprendendo, perché naturalmente per la massima trasparenza tutto quello che noi abbiamo detto lo troverete in rete, e questa cosa, diciamo, non rimarrà tra di noi dentro queste quattro mura, ma troverete tutto quello che si è detto online sulla cosa, sul canale La Cosa. Signor Ricchi, si sono iscritti a parlare 9 persone, quindi se vogliamo ascoltare tutte queste 9 persone dobbiamo essere sintetici nella formulazione della domanda e soprattutto dobbiamo formulare domande che non siano di interesse personale molto specifico, ma che abbiano una connotazione di argomento di interesse generale. La prima persona che si è segnata a parlare è il signore o la signora Marulli. Allora, io sono un attivista del Movimento 5 Stelle, anzi fino a 2 anni fa neanche si conoscevo, chi sono questo? Io sono invece il rappresentante del comitato di Cassa Ragionieri degli Inquilini di Ostia, resistente, fin quando la salute me lo permetterà. E volevo aggiungere una cosa, intanto un grazie a queste 2 persone qui che sono stati i primi divertendoci anche di tasca propria, bravo. E poi pubblicamente voglio ringraziare il Movimento 5 Stelle. No, vi voglio raccontare questo particolare che è importantissimo. 2 anni fa, in un gazebo di Ostia, io ho contattato 2 persone e gli ho detto: ma potete risolvere il mio problema? Voi che mi state dando da fare a risolvere i problemi della gente, potete risolvere il mio problema? E gli ho spiegato qual era il mio problema. Dopo queste ultime lezioni io avevo immaginato che questi se ne sono andati e di me non se ne importavano più, e invece mi è arrivata una loro telefonata. Io non ho telefonato, e mi è arrivata una loro telefonata e mi ha detto: signor Marulli, noi vogliamo vedere le vostre case. Lei ci ha detto che sono case impossibili da abitare, ce le fa vedere? Beh, hanno fatto un servizio loro e sicuramente l'onorevole è venuta a conoscenza,
hanno fatto un servizio sulle nostre case. Ora, l'ultima cosa che io vi voglio dire. Abbiamo ora la voce in Parlamento, che ci dovrebbe rappresentare. Io sono sicuro che ci rappresenterà. Quindi diamo a loro... Scusi, non è una domanda. Diamo a loro questa possibilità. Vediamo cosa fanno per noi. La prossima persona è il signor Cristallo della casta ragionieri. Venga qui, in fronte. Salve, io sono, faccio parte del comitato di Via della Grande Muraglia, Cassa Ragionieri. Voce. Allora, la proposta che volevo fare era questa. Nel mio caso io mi ritrovo a lavorare da solo con tre figlioli, siamo in cinque a casa e l'affitto attualmente è 1.800 euro. E la casa mia, dunque la mia casa è di 123 metri quadrati da contratto, da 12 anni sono dentro casa, un contratto sottoscritto in origine con la Cassa Ragionieri, successivamente con la Previre Immobiliare, di 123 metri quadrati. Scopro in occasione della proposta irrevocabile di acquisto che l'immobile diventa di 170 metri quadrati. L'immobile mi viene proposto in vendita al modico prezzo di 859.000 euro, zona Torino, immobile di 25 anni. Sta facendo come agenzia immobile pubblicità. Comunque da 859.000 la proposta scontata arriva a 700.000. Al di là di questo, dunque io ricevo oggi uno sfratto per morosità. Quindi la mia domanda, la prima è questa, cioè chiedo alla Lombardi se è possibile portare avanti il blocco sia degli sfratti per finita locazione sia degli sfratti per morosità. Vincenzo lo sa, l'avvocato Berticaro, il mio problema ma il problema di tanti all'interno di queste casse ancora di più, perché c'è gente che è entrata, lavora al Ministero della Giustizia, articolo 18, sfrattati, quindi le condizioni sono di non poter sopravvivere in questa lotta che condivido pienamente, condivido con l'avvocato Perticaro, nonché credo amico, condivido a titolo personale con la famiglia, quindi con mia moglie e con i figli, ma so già di non poter sopravvivere per più di pochi mesi. L'altro discorso è per questa, quindi non solo per finita locazione ma anche per morosità. L'altra cosa era questa. Allora, siccome credo che il problema di fondo, al di là che trattasi di Enasarco o Cassa Ragionieri o Cassa Geometri o Fondazione Enasarco, il problema è proprio quello della valutazione all'origine. Allora io mi chiedo, visto che avete fatto l'esempio di Padroni Griffi, Padroni Griffi, al di là di quello che ha fatto per acquistare quella casa con pochi soldi, lui ha utilizzato due geometri del Ministero delle Infrastrutture per far fare la valutazione di quell'immobile. I due geometri, se non dico una cosa sciocca, ma non credo, l'ho letta sui giornali, erano i due geometri che poi vennero arrestati a seguito dello scandalo anche di Anemone. Adesso il discorso è questo, cioè io chiedo se un soggetto pubblico terzo, che per me potrebbe essere l'ex agenzia del territorio, oggi agenzia delle entrate, dove ci sono validi tecnici interni, oppure il Ministero delle Infrastrutture, cioè che possa essere individuato un gruppo di tecnici terzi che vanno pubblici, dipendenti pubblici, quindi pubblici ufficiali, che possano andare in giro in tre mesi, in quattro mesi, presso tutti gli enti e valutare, o per meglio dire certificare se la valutazione fatta è una valutazione adeguata. Allora questo perché quando mi si dice che nel caso della Cassa Ragionieri è stata seguita la procedura prevista dalle direttive Banca d'Italia Consob, in realtà si parte da un valore che supera il valore a metro quadro dell'agenzia del territorio. Io sono a Torino Nord, ma a Torino Nord c'è anche la casa di Totti, ma la casa di Totti ha forse porte da 2.000 euro a metro, da 2.000 euro io porte tamburate. Io ho un materiale è veramente economico, 25 anni di mancata manutenzione.
Quindi ecco, chiedo anche questo, cioè che ci possa essere la proposta di un soggetto terzo che possa applicare i criteri unici su tutte le casse. Grazie. Bravo! Bene, allora si è segnato ora il signor Pavolelli. Buonasera, vorrei cogliere l'occasione per fare una segnalazione sotto forma di domanda. Ricordo molto bene che nei primi giorni alla Camera il Movimento 5 Stelle aveva lasciato sul banco, sullo scranno della Camera, un apiscatole. Se questo apiscatole voi considerate opportuno utilizzarlo nei lavori della Commissione Lavoro, sia della Camera che al Senato, perché sono state affidate al famigerato duo Sacconi Damiano, e soprattutto anche nel disegnarlo la commissione permanente del bilancio affidata al senatore Azzollini, che è quella persona che ha sottratto con un escamotage di piccolo cabotaggio l'emendamento votato all'unanimità in commissione, ma sfilato perché non c'era copertura finanziaria, cosa che era un pugno nello stomaco, perché in quell'emendamento si rimandava la parte operativa ad un decreto che sarebbe stato emanato dopo entro 60 giorni. Quindi credo che i punti di attenzione siano parecchi nel Parlamento e nei lavori della Commissione. Mi auguro che il Movimento stia molto attento. Mi permetto anche di segnalare la sua attenzione, l'attenzione un po' di tutti quanti, anche dei candidati al Comune, che il patrimonio di questi enti valorizzati al bilancio è un patrimonio taroccato. Le faccio una semplicissima indicazione: gli accatastamenti sono tutti sbagliati, o nella gran parte sono sbagliati. Ci sono alcuni, non sono accatastati, alcuni immobili non hanno abitabilità per alcuni lani, altri immobili hanno amianto, come è già stato evidenziato, e ultima notazione: ci sono degli immobili costruiti in 167 che vengono valorizzati al mercato libero, cosa che è veramente al di fuori della... Credo che gli spunti per la vostra attività siano parecchi. Mi ripeto a me stesso che la brutta vicenda, o la bella vicenda di Patroni Griffi ha trovato a suo tempo un difensore, perché Patroni Griffi ha avuto quella casa dopo un procedimento nei confronti dell'Inps, patrocinato Patroni Griffi dal Carlo Malinconico, che fece parte del compagine governativa passata e che ora ha qualche problema presso la procura di Napoli, l'avvocato Perticaro, credo che può andare. Mi chiudo dicendo che, gentile onorevole, questo problema delle dismissioni, degli affitti e degli imbrogli delle cooperative, cito per tutte la cooperativa Vesta, è qualche cosa che colpisce la dignità umana. E questo, quando si parla di dignità umana e quando si danno dei colpi alla dignità umana, si lasciano dei segni e sulla pelle e sull'animo delle persone. Io vi permetto di consegnare a lei, ma Giampiero già lo conosce perché ho avuto modo di interrompere altre volte con Giampiero, un elenco degli accessi degli ufficiali giudiziari, circa 50 entro i primissimi giorni di luglio. Mi permetto di sottolineare che non sono purtroppo tutti, perché non riusciamo a censire tutta la realtà di Roma, e soprattutto le segnalo che si sta manifestando un andamento che ci preoccupa molto, cioè ci sono delle date critiche nelle quali sono previsti già oggi, le cito, il 31 maggio, 8 accessi in un'unica strada. Qui non si parla più di accessi, si parla di sbocchi. Nel caso ci fosse la...
Quindi io consegno questo elenco e esprimo l'augurio da parte, l'auspicio da parte di tutti quanti che ci sia considerazione per la nostra dignità. Grazie. Si è segnato ora il signor Longobardi. Sì, buonasera a tutti, buonasera onorevole. Io volevo porre la questione sulla speculazione che stanno facendo le agenzie immobiliari sulle vendite in ASAP. È una cosa imprescindibile. Nella SARP oltretutto dichiara che quegli immobili vanno agli inquilini, perché gli inquilini strozzati si danno via la casa per 30.000 euro facendola acquistare da lì a molti più soldi, cioè nel senso, nel mio stabile, faccio questo esempio, sono stati venduti due appartamenti a delle persone che non c'entrano niente con questi immobili. Gli inquilini se ne sono andati a prendere una buona uscita penosa, che oltretutto dovrebbe essere anche soggetta di una tassazione molto elevata. Io vorrei che qualcuno andasse a indagare su queste agenzie di casa, che quando vanno ad altri sindacati, tranne l'Asia che è molto lenta, mi hanno detto è una cosa che l'Ena Sarco può fare, ma tra poterlo fare e l'etica ci dovrebbe essere una via di mezzo. E dato che io sono iscritto al Movimento 5 Stelle e mi fa piacere vederla qui, perché ho tartassato il blog di Grillo con le questioni. Palladino mi conosce, no? Ti ricordi quando parlavamo, tipo, all'epoca ancora si pensava che potesse essere una cosa per i privilegiati, ma qui siamo tutti ormai a terra. Io vorrei sapere da lei, che sta all'opposizione, che potere abbiamo noi del Movimento 5 Stelle, noi gli inquilini tutti, per andare contro questi interessi, che sono veramente delle cose abominevoli. E più vorrei che fossero, ci fosse qualcuno che va a indagare fiscalmente su queste persone che speculano sulla pelle dei poveracci, perché sono sempre i poveri che vanno sotto. Chi ha la possibilità economica sta comprando due, tre case. Una precisazione, che c'è un via che si chiama Padalino e non Padalino. Chiamo il signor Tarrino. Allora, saluto innanzitutto, non me ne voglia Verticaro e Fascetti, già ci conosciamo, saluto innanzitutto Roberta, che ancora prima è una carissima amica, e un applauso veramente, perché è una ragazza che si merita. Io sono Silvio Talarico, stringo molto perché vado proprio al cuore del problema. Qua alcune cose sono già state dette e trovate una mia informativa che il sindacato USB mise nel 2010 riguardante la 167 che ha nominato poco fa uno di voi. Questa cosa è scandalosa, ma è scandalosa, io torno un attimino indietro. Tutte queste case sono case comprate, cara Roberta, con i soldi pubblici. Quindi che gli enti a un certo punto si siano privatizzati portandosi in tasca una cosa fatta con i soldi dei cittadini è anche, presumo, mi corregga l'avvocato se sbaglio, costituzionalmente aberrante. E questa è la prima considerazione che faccio. La seconda considerazione che faccio è che e qua vado anche su un altro punto scandaloso, dove ci sta un'omissione di atti di ufficio da parte del comune e della regione per mancato controllo su tutti quegli immobili che ricadono nelle aree di 167, dove la legge impone dei prezzi massimi di vendita e di affitto non superabili con alcuna pattuizione, così dice la legge. A proposito di Arrescato, per Roberto, io sono sempre a disposizione per andare lì, perché non è soltanto questa la questione. E io scrissi qualche anno fa un articolo che si chiama il piano regalatore, perché nel nuovo piano di Veltroni, approvato da Alemanno, mandato avanti da Alemanno, la percentuale di case destinate all'edilizia economica e popolare, che doveva essere per legge tra il 40 e il 70%, è soltanto dell'1%. Noi lo facevamo vedere al report di Roma, questa schifezza, andate a casa, vi scaricate tracce, cerca casa Bamboccioni, un programma, e qui richiedo di nuovo a Roberta un intervento sulla RAI, che è stato chiuso perché
ha colpito nel segno quelli che erano gli interessi che italiani, non ci sta l'industria, ci sta l'industria della speculazione. E io sono stato aggredito qualche anno fa dagli editi di Caltagirone che speculano dappertutto e costruiscono anche al posto di parchi pubblici. Questa è una vergogna. Allora, quello che dovete fare voi è in massa chiedere di applicare la legge, che questa qui è la legge. A voi vi hanno applicato dei contratti chiusi, dei contratti di affitto illegittimi, perché la legge, sia la legge sull'Equo Canone precedente che quella successiva sui patti in deroga, escludevano espressamente dall'applicazione di questi contratti le case pubbliche o comunque fatte con soldi pubblici. E allora di che cosa stiamo parlando qui? Cioè, cerchiamo di impugnare queste cose. E in questo momento abbiamo un applauso al PM Dall'Oglio, che è andato a sequestrare 400 immobili delle case popolari che venivano affittate a prezzo di mercato anche se erano finanziate fino al 100% dalla Regione Lazio. Questo pare che sia una segnalazione fatta anche dall'USP, quindi diciamo dobbiamo fare in modo di lavorare su queste cose, perché poi se noi usciamo fuori da questo concetto di base, che queste sono case comprate dai cittadini con i soldi dei cittadini, questi ci marciano sopra, privatizziamo, non privatizziamo. Il punto fondamentale è proprio questo: queste sono case pubbliche, comprate con i soldi pubblici, e anche se tu ti privatizzi, la roba pubblica me la lasci qui sul tavolo. E giustamente voi queste case le avete strapagate, perché poi concludo. In base a questa cosa illegittima, l'accordo territoriale è stato firmato, un accordo territoriale vergognoso. Io ci feci nero, ci sta buon'anima di buon tempo, feci nero lui e i dirigenti della regione e i sindacalisti della CGIL che hanno firmato questi accordi. Voi siete stati venduti da sindacati che invece di tutelare i vostri interessi hanno aumentato il prezzo dell'affitto fino al 300%. L'ho detto, io ho casi fino al 300%, e questa è una cosa vergognosa. Bisogna far saltare giuridicamente questa schifezza, perché qua bisogna fare, Roberta, e concludo, una proposta di legge, perché l'interpellanza mi va bene, vediamo che cosa risponderà, però purtroppo non ha un'efficacia. E spero che sia un fungolo questa interpellanza, però dopo mettiamoci a lavorare perché le case pubbliche rimangono pubbliche e perché si applichi la legge che prescrive prezzi massimi di vendita di affitto a prezzi popolari. Punto e stop. Grazie. Non ci sta un'altra legge. Grazie. Vi chiedo, fate le domande. Io più che una domanda farò alcune osservazioni. Io ho visto il percorso che è stato illustrato, mi sembra di vedere un percorso che ho già visto da 4 anni. Voi dovete, io qui l'elenco di tutte le interrogazioni che sono state fatte, sono state 12, io non vedo come la 13ª interrogazione possa muovere qualcosa. Bravo. La soluzione è una per una sola. Voi prendete le leggi che sono all'11ª commissione, c'è la legge della Carducci, c'è la legge fatta del PDL, andate a discutere quelle, mettete di fronte tutti i partiti politici, dal PD al PDL, che hanno votato le 6 mozioni il 23 ottobre, e fatelo con una campagna stampa, cioè vi dovete provocare, dite voi l'avete dette, perché non l'ha applicato. E questa è l'unica soluzione, tutte le altre, consentitemi di dire con tutta l'onestà intellettuale e la buona volontà che voi tutti dimostrate, è acqua calda. No, io rinuncio, perché se devo fare delle domande, io non ne ho di domande, avrei delle osservazioni. Sei coinciso a te? Purtroppo taglierò. Allora, la prima, buonasera a tutti, io sono Antonio, rappresento il Comitato Inquilini della Cassa del Notariato. Stiamo lavorando noi per gestirci il nostro destino, valendoci della collaborazione preziosa dell'avvocato Canticato, adesso anche di Facchetti, e speriamo di tutti quelli che su questo problema stiamo facendo.
tema che stiamo affrontando oggi costerà contro una muraglia tutta cinese, perché sono 10 anni che la problematica dell'inquinato è completamente trascurata. Dopo la controriforma delle leggi del 1931 sono spariti gli inquilini, sono diventati l'autorità, la proprietà della casa. La casa ha perso la sua valenza sociale, pur con una sua valenza economico-patrimoniale, è diventata esclusivamente uno strumento speculativo, per cui tutti, non solo gli enti privatizzati, ma ormai anche gli enti pubblici, anche la regione, i comuni, stanno facendo cassa, stanno facendo speculazioni immobiliari su questo tema, senza trovare una controreazione sufficiente, perché ormai il 70% delle famiglie è proprietaria di case e ha tutto l'interesse che la casa sviluppi patrimonialmente, si ha. Questa è la prima considerazione. Non ho domande, ho detto, se mi fermo, se devo fare delle domande io mi fermo. Seconda cosa, perché si mette in moto questo meccanismo? Non lo si è messo in moto, diciamo, nella prima metà degli anni 2000, perché sostanzialmente il mercato tirava. Si è generato negli anni un enorme sviluppo dell'intermediazione parassitaria immobiliare. Le agenzie immobiliari sono aumentate più delle tabaccherie, delle gelaterie, delle pizzerie, che sono aumentate tutte quelle. Oggi siamo da qualche anno, loro conoscevano che veniva, sì, sarebbe successo un problema di crisi del settore immobiliare, e allora hanno messo in moto la macchina di utilizzare, tra le altre ragioni, la speculazione sul vasto patrimonio immobiliare degli enti pubblici e degli enti privatizzati, e hanno messo in moto una macchina infernale. Io non so cosa succede agli altri enti, dico solo quello che succede nel nostro. Si è messo in moto una filiera infinita dove almeno un terzo, se non di più, del ricavo presunto della vendita del patrimonio immobiliare degli enti va a finire nelle tasche dell'intermediazione parassitaria. L'ente conferisce a un fondo che ha un consiglio di amministrazione e avrà dei costi. Il fondo non fa niente, per essere gestito deve essere gestito da un SGR, la quale per gestire gli immobili che ha avuto in conferimento deve avvalersi di una società che fa la gestione tecnica amministrativa dell'immobile. Se poi lo mette in vendita deve affidarsi ad una società immobiliare, compravendita immobiliare. Siamo, noi abbiamo contato 7 passaggi. Questi 7 passaggi sono l'intermediazione che specula sulle spalle degli inquilini, cioè di chi compra, ma badate bene, specula e porta via soldi anche ai contribuenti di quegli enti. Quindi bisogna affrontare anche questo aspetto, che è un aspetto dirompente e anche molto grave. Noi abbiamo fatto alcuni calcoli sul nostro immobile. Ci è capitato che un inquilino aveva tenuto la manchetta di Messaggero sulla vendita di appartamenti nostri. L'appartamento, il massimo, il più grande, di 110 metri quadri con le pertinenze, costava nel 79 35 milioni di lire. Oggi qui verrebbero 200 milioni, 100 mila euro. È stato proposto ad acquistare a 450 mila euro, 4,5 volte, a cui vanno aggiunti i 34 anni di affitto. Quindi questo investimento renderebbe almeno 5-6 volte il valore dell'investimento. Abbiamo fatto il confronto con loro per lo stesso periodo, a valori costanti, loro hanno raddoppiato il valore costante, la casa è quintuplicata. Quindi siamo di fronte ad un'operazione di forte azione lucrativa, e qui nasce un problema. Tutti gli enti si autodefiniscono enti senza finalità di lucro, ma se questa realizzazione dell'investimento non è lucro, quando è che inizia il lucro? Io credo che ci sarebbero molte società immobiliari che vorrebbero avere un ritorno dell'investimento di questo tipo. Allora dalle due l'una: o gli enti vogliono trasformarsi in enti speculativi immobiliari, sono liberissimo di farlo, però a questo punto devono sottacere alle leggi penali, civili e fiscali delle organizzazioni confinate in finalità di lucro, e quindi perdere
perdere la gestione della previdenza professionale, oppure bisogna ritornare ad una normativa per la vendita e la dismissione del patrimonio diversa da quella. Vi prendete un minuto a testa oppure Roberta risponde, no, ma sì, e continuiamo. Cioè... un minuto la signora Miceli, un minuto ce la sta. Ma un minuto, perché deve andare via. Un minuto, signora. Allora, io volevo chiedere, sono Miceli, sono che mi ha nome. Allora, noi sappiamo che sono state più volte presentate interpellanze parlamentari. Abbiamo visto che fine ha fatto l'emendamento. Vorrei chiedere alla... all'onorevole, che garanzia ci dà? Vabbè, Roberta, meglio, ci sentiamo più vicino, benissimo. Allora, che garanzia ci dà il Movimento 5 Stelle che questa iniziativa non si fermi all'interpellanza parlamentare e che, non si, e che superi anche eventualmente la mozione? Scusatemi, perché se no supereremo il momento. Che superi la mozione e arrivi ad un emendamento. Qual è la garanzia che ci dà il 5 Stelle che questo emendamento riconosca l'ente Nasarco e tutti gli altri dietro un ente pubblico? E poi volevo chiedere una cosa all'avvocato Perticaro, che vedo ormai da anni e che quindi sappiamo quanto impegno ha messo in queste interpellanze parlamentari, eccetera eccetera. Volevo chiederle, il consiglio, la sentenza del Consiglio di Stato, no? Mi pare, qualcuno l'altra volta diceva che è stata annullata da una sentenza del TAR del Lazio, che volevo chiarimenti, non mi guardi così, chiedo chiarimenti, c'era un avvocato in una riunione e mi sembrava dicesse sostenere. Scusate. È una domanda, nel senso che la contraddizione l'avevo anch'io palpata, siccome circolano di queste voci e molto spesso noi che siamo distratti capiamo una cosa per un'altra, se possiamo chiedere all'avvocato questo chiarimento a beneficio di tutti. Grazie. Signor Donati, velocemente. Ma veloci proprio, eh? Signor Donati non c'è? A voi. Perché deve essere proprio. Se si chiama, signora. Avvocato, buonasera. Signor Donati, un minuto per favore. Un minuto, Presidente. Allora, la domanda viene fatta. Io sono il presidente. Scusi, c'era signore. Io sono il presidente della cooperativa sociale di via Sant'Evandi, immobile di proprietà della Cassa dei Ragionieri. Questa cooperativa è via Sant'Evandi 2539. Questa cooperativa è stata fondata nel 2007 da un notaio di Roma, legalmente riconosciuta, ogni anno paghiamo i nostri tributi e quindi praticamente abbiamo fatto un'offerta alla cassa nel 2009 di ben 9 milioni e 600 mila euro per comprare noi, per gli inquilini nostri, il nostro comparto. In quell'occasione praticamente il presidente della cassa prese in esame l'offerta dopo un certo numero di anni e convocò i nostri allora presidente e vicepresidente, che erano poi tra l'altro due iscritti alla Cassa dei Ragionieri, e quindi ha avuto vita facile perché ha imposto davanti all'assunzione di una responsabilità tale di comprare un immobile il fatto di dire: siete iscritti, volete fare un danno così grave? Perché lui già in mente aveva fatto un viaggio a New York dove noi non abbiamo nessun iscritto, e da allora ha preposto questa situazione di vendere a prezzo di mercato. Bisogna sapere le storie come vanno fatte. Io, la domanda che vorrei sapere, se la cooperativa che è riconosciuta ed è a conoscenza della Cassa Nazionale può avere uno sviluppo fattivo negli altri comparti, per quanto riguarda, io ho avuto già altre richieste di altri comparti, come uno del Torino via, dove il presidente del comitato vorrebbe trasformare il comitato in una cooperativa e dove un'altra, e quindi trasformare tutti i comitati da 6 persone in cooperative sociali senza scopo di lucro per assegnare gli immobili. Non deve costruire niente la cooperativa, deve solo assegnare agli inquilini gli immobili, lasciando tra l'altro gli inquilini vuoti, gli immobili vuoti presenti nel comparto a disposizione dell'emergenza abitativa. La domanda è
sanare così un problema che riguarda sia gli inquilini che attendono da anni che l'esigenza dei 30.000 iscritti alle case popolari. Quindi la mia domanda è: gli inquilini vuoti, che sono 3 o 4 mila, io ne ho censiti tanti in tutti i comparti di Roma, perché per il momento mi occupo di Roma, noi abbiamo chiamato anche da Milano per questo, però volevo sapere, questi immobili possono andare all'emergenza abitativa ad un prezzo naturalmente di valutazione calzata, così come la legge 410 del 2001 che ha dismesso un patrimonio immobiliare pubblico che ha la sua valenza in gente che ha comprato a prezzi accessibili. Naturalmente c'è anche bisogno di vedere un attimino al comma del decreto il fatto, diciamo che non è una domanda che si può rispondere in due minuti, sì, ma lo so, è chiaro, 20 anni che c'è. Allora io farei rispondere perché dobbiamo andare proprio via, cioè io non so quanta gente c'è ancora. L'ultimo tra quelli prenotati, basta, il professor Canino, velocemente un minuto, veloce, non c'è veloce, nostro docente. Mi sembra evidente che ci sono due parole d'ordine simboliche ma importantissime: una è cartolarizzazione e l'altro sono gli aumenti degli affitti dei nostri enti dovuti semplicemente a degli errori di speculazione finanziaria da parte dei consigli di amministrazione degli enti. Allora io pongo due domande a Roberta. La prima, rivedere la normativa delle cartolarizzazioni e il ruolo delle banche. È una battaglia enorme, non è detto che si vinca, però bisogna farla. Ridimensionare il ruolo delle banche e eliminare, annullare la normativa sulle cartolarizzazioni. Scusa, 50 giorni dobbiamo chiamare. Sì. Bravo il nostro, ragazzi. Bravo, bravo. Che si può provare o si tenta di provare rapidamente, può entrare esattamente nella vostra direzione. Ma la mia direzione è la vostra. Ma i tempi parlamentari non sono rapidi. Scusate, io non ho mai interrotto nessuno. Non ho mai interrotto nessuno. Quindi lasciate esprimere una valutazione. La seconda cosa, gli aumenti degli affitti sono spesso legati appunto agli errori di speculazione finanziaria che sono stati compiuti da vari enti, tra i quali il mio, l'Empire. Allora, siccome non si parla di responsabilità né civile né penale di chi ha deciso quel tipo di investimenti, io voglio una norma in Parlamento di questo tipo che coinvolga penalmente e civilmente i responsabili di queste operazioni. Fino a che non si fa questo, non si risolve un problema fondamentale dell'aumento degli affitti. La terza cosa, l'aumento degli affitti degli appartamenti degli enti, io condivido l'ultimo e penultimo intervento che hanno sintetizzato molto bene il passaggio dalla 167 alle fondazioni e quindi a ciò che noi stiamo vivendo in questi anni. Il problema è, ed è politico, sociale, etico e morale, quindi va nella direzione dell'identità del Movimento 5 Stelle. Io mi chiedo e chiedo a Roberta, gli aumenti degli affitti devono tenere conto degli aumenti mancanti o presenti dei salari. Non è possibile bloccare i salari, andare ai licenziamenti e permettere agli enti gli aumenti degli affitti mensili. Questa è una cosa importantissima che va nella direzione di tutti i cittadini italiani, non solo quelli degli enti. Non è ammissibile che alla disoccupazione, alla crisi del paese, ai suicidi, si risponda con gli aumenti degli affitti. Prima Roberta, poi Vincenzo, in modo tale che rispondiamo sia diciamo, alle varie domande che abbiamo. Prima di tutto mi scuso perché appunto avevo un altro impegno, quindi allora mi scuso perché ho un altro impegno, quindi darò una risposta e poi sono costretta ad andarmene, invece mi sarebbe piaciuto, quindi spero che ci siano altre occasioni per andare a continuare questo percorso insieme. Abbiamo 30 giorni. Sulle scadenze
la parte allora quella sulle domande tecniche molto precise che avete portato e su tutto il discorso delle scadenze lascio la parola poi a Vincenzo ed Angelo che sicuramente vi sapranno rispondere in maniera più puntuale di me. Io quello che volevo a cui le domande, il senso generale a cui volevo rispondere alle domande di senso politico. Partendo dal primo intervento che ci ha fatto praticamente un endorsement quasi in bianco, qui giustamente la signora ha detto li vedremo alla prova dei fatti. E questo è vero, noi non vogliamo né applausi né cambiali in bianco, ma vogliamo essere giudicati su quello che faremo nei prossimi giorni, settimane, mesi e anni, perché noi adesso ci siamo e ci saremo per lungo tempo. Voi avete i tempi ristretti, questa è purtroppo una situazione che si è verificata negli ultimi 20 anni, perché la politica di questi ultimi 20 anni è una politica figlia di quel conflitto di interessi che dicevamo prima, è la forza del Movimento 5 Stelle, l'impegno che noi possiamo prendere nei confronti dei cittadini, e giustamente chiedeva anche la signora, è l'impegno e la forza dal fatto di essere cittadini liberi, che non sono né figli dei sindacati, né figli delle banche, né figli dei palazzinari. Che noi abbiamo, che veramente ci differenzia da tutti quelli che per 20 anni vanno preso a parole, che adesso vi fanno trovare nella situazione che fra 60 giorni dovete decidere se comprare sta benedetta casa. Ma fra 60 ci ritroveremo anche con lei qui, guardi, lei ci metterà tutto l'impegno che ha, la passione, però non cambiano le cose. Allora, cioè, che noi siamo cittadini liberi. Allora, secondo parte dal principio che le cose non cambieranno mai, signora. Cittadino libero è schiavo di alcune procedure che parlamento ha. Ma se ogni processo di cambiamento queste procedure lo bloccheranno sempre. D'accordo, allora i beneficiari di questo cambiamento non saremo noi. La nostra forza. Della casa, dell'emergenza della casa, della salute, delle scuole che non ci sono, della pensione che non si ritrova, eccetera. E con delle competenze che sono quelle che conoscete dell'avvocato Perminicato. Perché ci vuole una sponda che sia duplice, ci vuole le persone che non hanno interesse all'interno dell'istituzione, ci vogliono le persone che mettono le competenze tecniche e ci vuole la vostra incazzatura, perché quando questa situazione con questa spada di Damocle tra sbratti, rinnovi, moratori eccetera eccetera, non riuscite ancora a fare un censimento di quanti siete. La nostra forza come Movimento 5 Stelle è che siamo una rete di cittadini. Se voi continuate a essere separati, ognuno nel suo modo, nella commissione sia alla Camera sicuramente, probabilmente anche al Senato, abbiamo anche il vicepresidente della commissione, quindi faremo fiato sul collo a Sacconi e noi ci prendiamo questo impegno, però da soli non possiamo fare niente.
Scala dei zii. E adesso vi passo. Vi do. Io che a chi ha fatto la battuta non hanno portato a nulla, vorrei ricordare a quella signora che non ho visto. È andata via, mi dispiace per lei, che se qualcuno oggi può dire che è Nasarco inserito nell'elenco Istat come tutti gli altri enti, che sono inseriti nell'elenco della pubblica amministrazione e devono rispettare la legge sugli enti pubblici, e grazie a chi questa battaglia l'ha fatta 5-6 anni, non da chi si siede oggi. Perché la SARP ha stipulato gli accordi nel 2008, dove eravate? In campagna a vedere questa parte? A seguire gli italiani, hai capito dove stavate? Sì, va bene, signora. E ci rimasta. Allora, no, non ci rimasta. La signora diceva che a 60 giorni. Nei 60 giorni lei deve avere la possibilità di capire che cosa vuole fare. I miei assistiti l'hanno fatto. E stiamo andando avanti in un percorso che ne dicono moltissimi dei sindacati. I miei assistiti hanno accettato la lettera di prelazione perché è l'unico modo per impugnarla, l'hanno impugnata e hanno fatto causa come ogni cittadino civile in un paese civile. Fate la stessa cosa, non la fate con me, ma fatela con chiunque, così almeno avete una strada. Sono 5 anni che ve lo diciamo questo, vuol dire che eravate fuori da un meccanismo. Quindi, allora, per rispondere alla signora che se n'è andata, lo dico perché ha fatto la domanda. Sì, glielo dite voi. La sentenza del Consiglio di Stato è stata, come dire, annullata dal TAR. C'è un po' di confusione, perché sono due giudici diversi e il Consiglio di Stato è il giudice superiore del TAR. Non può annullare sentenze del TAR del Consiglio di Stato. Questo lo dicono perché continuamente cercano di fare confusione, portarli sulla cattiva strada, e ha ragione Roberta. Per muovervi, organizzatevi tutti insieme, è l'unico modo, non creare confusione in ogni comitato, in ogni palazzo dove c'è uno che tira la giacchetta a ognuno per andare con un sindacato, per andare con un altro. E voglio rispondere a quel ragazzo che ha fatto la domanda sull'agenzia immobiliare. Allora, Asia ha fatto delle denunce alla Procura della Repubblica per chi andava a speculare sugli anziani costringendogli a prendere la buona uscita di 30-40 mila euro e rivendere la casa il giorno successivo. Abbiamo scoperto che qualcuno, lo stesso notaio, ha venduto case lo stesso giorno alla stessa persona, si parla di 40 immobili. Questo la gente deve sapere. Finito, nonostante l'interruzione, diciamo il blocco degli estratti per velocità inserito nell'interpellanza, un attimo finisca e le lascio parlare. Faccia parlare perché sono stato zitto tutto il tempo, avete litigato abbastanza, benissimo. Allora, signora, le do anche una risposta in questo. Allora, io le consiglio, ci sta Anthony del Comitato Uniti per il Diritto, che è un comitato che si è costituito in modo spontaneo, che ha assieme anche all'avvocato intrapreso questo percorso. Io il consiglio che posso darvi è: parlate con un comitato, Anthony alza la mano, parlate con Unione per il Diritto, giusto? Che è un comitato che ha seguito questa strada. Espletate, parlate, condividete la loro esperienza e vedete se volete perseguire la loro esperienza. Costituite un comitato, se vi volete fare assistere dall'avvocato per indicare, vi fate assistere. Questa è la risposta che possiamo dare noi. Vuol dire che dovete seguire un'esperienza di persone che hanno vissuto prima di voi la lettera di prelazione. Questo va fatto, bisogna capire cosa hanno fatto gli altri per seguire una strada comune abbastanza semplice. Ultima cosa, finisco, nell'interrogazione. Allora,
Costellanza che ha un peso maggiore dell'interrogazione, perché fino ad oggi sono state presentate solo interrogazioni. Questa è un'interpellanza urgente, significa che si chiede al Ministro di venire e dare una risposta urgente su quello che c'è scritto là, dove dentro, come ha detto prima Roberta, ci sono una serie di conflittualità implicate. C'è il problema della valutazione degli immobili, che è una supervalutazione di questi immobili, e viene chiesto come mai, quindi ci sono una serie di richieste al Ministro. Tutto quello che avete detto sta lì dentro. Sappiate che l'interrogazione poi la renderemo pubblica, non lo possiamo fare prima, ma è normale, no? L'interrogazione, il concetto è che noi, fatta l'interrogazione, riporteremo quello che ci ha risposto e lo saprete. Lo saprete. E lì potete giudicare con la vostra testa ciò che vi ha risposto un ministro, che può essere una cosa positiva o negativa, però potrete giudicare con la vostra testa. Io vi ringrazio per essere stati qui.